Qual è il profilo del paziente ricoverato in terapia intensiva? Quali sono i sintomi della malattia e quali sono le caratteristiche del suo decorso? A queste domande ha dato risposta uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista JAMA, condotta da alcuni medici ricercatori italiani, tra cui Giacomo Grasselli, che di questo studio è il primo firmatario. Giacomo Grasselli, anestesista al Policlinico di Milano, professore all'Università degli Studi di Milano, allievo, come dice lui, del professor Pesenti, e con lui parte dell'unità di crisi di Regione Lombardia. Buongiorno professore. Qual è Sì, l'identikit, buongiorno, del paziente Covid-19 che emerge da questo studio condotto su 1600 ricoveri in terapia intensiva? innanzitutto, come diceva lei, lo studio è stato possibile grazie al fatto che insieme al professor Pesenti abbiamo ricevuto l'incarico di coordinare un network di terapie intensive dedicate ai pazienti con Covid-19. E in effetti l'organizzazione di questo network, la parte più organizzativa, è stata poi descritta peraltro in un altro lavoro sempre pubblicato su JAMA, scritto insieme al professor Cecconi dell'Humanitas. Insomma, in breve noi abbiamo messo insieme una rete di terapie intensive che è fatta da più di 70 ospedali, di fatto, che hanno creato al loro interno degli ambienti dedicati per il ricovero e la cura dei pazienti critici con Covid-19. La malattia è una malattia che colpisce tipicamente l'apparato respiratorio e può presentare sintomi di varia gravità, da di fatto asintomatica fino a una modesta infezione delle alte vie respiratorie, fino a polmoniti più o meno gravi, e quando la insufficienza respiratoria diventa molto grave, il malato può avere bisogno di un'assistenza respiratoria molto spesso invasiva, cioè vuol dire intubazione e ventilazione meccanica invasiva. E in questo studio che abbiamo pubblicato su JAMA abbiamo descritto le caratteristiche all'ammissione in terapia intensiva dei primi 1590 pazienti ricoverati nelle terapie intensive della rete lombarda. Tenete presente che nelle 8 settimane dall'inizio dell'epidemia abbiamo ricoverato in totale, sono passati in totale dalle terapie intensive della rete ormai quasi 4.000 pazienti. Nello studio di cui parliamo abbiamo analizzato le caratteristiche dei primi 1.500 e qualcosa, che sono pazienti che hanno un'età mediana di 63 anni, quindi metà dei pazienti è più vecchio di 63 anni e metà più giovane, perciò ci sono anche persone molto giovani. Sono prevalentemente maschi, quasi l'80% sono maschi, e molti di loro ha almeno una patologia cronica preesistente. Metà circa sono ipertesi, poi hanno altre cardiopatie, l'ipercolesterolemia, insomma altre condizioni croniche. Di fatto, la quasi totalità di questi malati ha necessitato di intubazione e ventilazione meccanica invasiva, con dei parametri di supporto ventilatorio piuttosto intensivi. Quindi sono persone che hanno un'insufficienza respiratoria, diciamo così, moderata, grave, e che hanno bisogno di un supporto invasivo avanzato delle funzioni vitali. Il loro decorso in terapia intensiva è piuttosto lungo. Diciamo che la durata media della degenza in terapia intensiva è di 9-10 giorni per i malati che muoiono, purtroppo, ma quelli che rimangono in terapia intensiva spesso hanno bisogno di rimanerci per anche 20 e forse anche, e qua, magari anche qualche giorno in più. Quindi sono pazienti che hanno bisogno di essere assistiti con ventilazione artificiale anche per un periodo di tempo piuttosto prolungato, e che hanno purtroppo una prognosi non sempre favorevole. Nello studio pubblicato su JAMA, il 26% dei pazienti è deceduta, ma il follow-up, cioè il periodo di osservazione dei pazienti, era molto breve. E in effetti c'è da aspettarsi che la mortalità in terapia intensiva dei pazienti ricoverati con Covid-19, insufficienza respiratoria acuta, sia più alta, come poi si sta vedendo anche da altre casistiche nel mondo. Ecco, grazie professore. Lo studio, che è il più completo condotto sinora, è stato pubblicato ai primi di aprile, ma noi sappiamo che la malattia, che è sinora sconosciuta, si svela progressivamente. Ci sono già delle novità
che state, come dire, su cui state lavorando anche appunto nella nuova fase di ricerca? Sì, allora stiamo per sottomettere sempre a una rivista, diciamo, top level internazionale, un altro studio su un numero analogo di pazienti, dei quali dovremmo fornire l'outcome più a lungo termine, quindi sono pazienti che hanno un follow-up minimo di 28 giorni e massimo di quasi 60, quindi daremo come parametro la mortalità ospedaliera a 28 giorni, che chiaramente è un parametro più importante perché il periodo di follow-up è più consono, diciamo così, al decorso prolungato di questa malattia. In questo studio analizzeremo le associazioni tra l'outcome dei pazienti e le loro patologie di base e anche le terapie farmacologiche di base, e da questo probabilmente riusciremo ad ottenere una serie di informazioni importanti, però chiaramente lo studio deve ancora essere pubblicato. Questo è quello che stiamo facendo adesso sulla nostra casistica, che è molto ampia ma ancora giovane, perché, come sapete, l'outbreak di Covid-19 è stato caratterizzato da un esordio esplosivo con un aumento quasi esponenziale all'inizio del numero dei casi, il che ha significato un numero davvero mostruoso di pazienti impegnativi, di pazienti critici da accogliere in una rete di terapie intensive che partiva da meno di 800 posti letto per tutta la regione e siamo arrivati fino a un massimo di 1800 posti letto di terapia intensiva Certo. attivati, quindi uno sforzo davvero eccezionale di aumento della nostra capacità di ricovero in ambiente critico. Cosa vuol dire essere ammalati di coronavirus? Beh, per la maggior parte delle persone, fortunatamente, vuol dire acquisire un'infezione virale che si manifesta con dei sintomi lievi, moderati, a carico delle alte vie respiratorie. Quindi c'è una certa quota di pazienti completamente asintomatici, che però sono portatori e potenzialmente possono trasmettere l'infezione. Poi c'è una quota di pazienti tauci sintomatici, quindi che stanno a casa con un po' di febbre, tosse o cefalea, insomma, astenia, quindi sintomi molto lievi che poi si autorisolvono, come capita spesso nelle patologie virali. E poi invece c'è purtroppo una quota che qui in Lombardia è stata particolarmente rilevante di pazienti che hanno necessitato di un ricovero ospedaliero per insufficienza respiratoria, come dicevo prima, di gravità variabile, da una polmonite lieve che richiede magari supporto a volte soltanto con un po' di ossigeno, fino appunto a ricovero in terapia intensiva, all'intubazione e alla ventilazione meccanica. Quindi ammalarsi di coronavirus vuol dire, ripeto, nella grande maggioranza dei casi, acquisire un'infezione sostanzialmente banale. In una certa percentuale di casi, vuol dire invece correre un rischio di sviluppare delle manifestazioni più serie, che però, insomma, se vengono trattate e curate adeguatamente, hanno una buona probabilità di risolversi. Come vede la fase 2, almeno dall'osservatorio delle terapie intensive? Adesso parliamo di fase 2 in questa emergenza Covid-19. Ecco, dal punto di vista delle terapie intensive, questo cosa significa? E un po' devo dire che dal punto di vista gestionale e organizzativo, che è quello che insomma facciamo qui dal Palazzo della Regione, la fase 2 di fatto si presenta più complicata della fase 1, nel senso che nella fase 1 quello che abbiamo cercato di fare è stato di aprire più letti possibile in modo tale da garantire al numero maggiore possibile di persone un letto di terapia intensiva, un ventilatore, insomma la possibilità di essere curati adeguatamente. Nella fase 2 quello che c'è da fare è capire quanti di questi letti dedicati ai pazienti Covid-19 dovranno rimanere aperti, e bisogna capire come
riaprire un certo numero di letti dedicati ai pazienti che non hanno il Covid-19, che per un paio di mesi sono praticamente scomparsi, ma che adesso un po' per volta stanno ricomparendo. Bisognerà individuare negli ospedali o degli ospedali dedicati al Covid o dei padiglioni ospedalieri dedicati al Covid, o comunque dentro gli ospedali bisognerà individuare molto bene dei percorsi separati per i pazienti Covid positivi, per i pazienti Covid negativi. Quindi dal punto di vista delle terapie intensive è uno sforzo organizzativo molto importante, anche perché quello che è veramente difficile da prevedere come si comporterà l'infezione, come si comporterà il virus, quanti letti davvero serviranno, se ci saranno delle nuove ondate epidemiche, se saranno meno intense di questa, ma più prolungate, quando arriverà il vaccino. Quindi è un po' Tante complicato perché è variabili. un grosso sforzo organizzativo, ma non, senza avere poi bene l'idea precisa di come si comporti questo patogeno che è completamente nuovo per noi. Certo. L'ultima domanda, sempre sulla ricerca. La ricerca in quale direzione sta andando? Quali altre informazioni ci sta aiutando, ci sta fornendo per capire meglio questo virus? Allora, la direzione principale ovviamente è quella della ricerca di un vaccino e questo è una cosa di cui io non mi occupo. Quello di cui ci occupiamo noi è innanzitutto cercare di capire meglio i fattori di rischio per lo sviluppo delle forme più gravi della malattia, i fattori associati all'outcome dei pazienti, in modo tale da poter selezionare meglio i pazienti che devono essere ospedalizzati prima o che prima devono ricevere un certo tipo di trattamento. Dal punto di vista dell'intensivista, non sappiamo ancora bene, stiamo cercando di studiare meglio, di caratterizzare meglio dal punto di vista fisiopatologico la malattia, per capire se si comporta come una RDS classica o se è una malattia un po' diversa, e questo è importante soprattutto per la definizione della strategia ventilatoria. Voi sapete che insomma il ventilatore è un device, la ventilazione meccanica è una tecnica che salva la vita ma che può anche peggiorare il danno polmonare, quindi è importante sapere in che modo utilizzare il ventilatore e come ventilare i pazienti in modo adeguato. E poi ovviamente c'è tutta la parte della terapia farmacologica che noi stiamo via via modulando man mano che impariamo a conoscere questi pazienti e impariamo a conoscere diversi meccanismi che rientrano nel quadro di questa malattia, che probabilmente è una malattia innescata dall'infezione virale, ma che poi è sostenuta da una serie di da una risposta esagerata o disregolata del sistema immunitario, che ripeto, è solo innescata dall'infezione virale, per cui gli antivirali hanno un ruolo, ma quando poi si innesca la reazione infiammatoria autoimmunitaria, diciamo così, probabilmente hanno un ruolo altri farmaci come gli antinfiammatori, il cortisone, i farmaci inibitori delle citochine e tutte queste cose stiamo cercando di metterle insieme. In più si è visto che la malattia ha un rischio trombotico, tromboembolico molto elevato, per cui ci stiamo spostando verso la necessità di anticoagulare i pazienti. Quindi diciamo che stiamo imparando anche noi nel tempo a conoscere meglio i meccanismi della malattia e a adeguare le nostre scelte terapeutiche. La ringrazio, professor Grasselli, le auguro buon lavoro, ci riaggiorniamo con l'uscita allora della prossima pubblicazione. Speriamo. Grazie a Sì, voi. grazie, Grazie, grazie mille. buongiorno. Arrivederci.